E torniamo ora in Italia con il turismo. Aumentano gli italiani che scelgono di andare fuori città per i ponti. Trognissanti e Immacolata saranno in 2,3 milioni a spostarsi, secondo il rapporto della CNA, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa. A spingere questa tendenza è l'enogastronomia. Vediamo il servizio. Un giorno tra le cantine dove nasce il Barolo, un fine settimana tra i mercatini di Natale o una passeggiata tra gli ulivi e i frantoi. Aumentano gli italiani che durante i ponti scelgono di concedersi una gita fuori porta. Le previsioni dell'ultimo rapporto CNA, la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa, ci dicono che saranno 2,3 milioni i viaggiatori ad organizzare una vacanza tra il ponte di Ognissanti e quello dell'Immacolata, l'1,7% in più rispetto al 2016. 16, un mercato che vale 650 milioni di euro. A trainare il turismo in questa stagione ci sono mercatini, vino e olio. Se il Trentino Alto Adige non ha rivali nelle bancarelle natalizie, la meta preferita per un bicchiere di rosso è il Piemonte. La Liguria invece è la regione che sale in cima al podio per il turismo dell'olio, un business cresciuto grazie anche alla camminata tra gli olivi, evento che ha coinvolto oltre 100 città in 18 regioni. Tra i dati della CNA si legge anche come cambia il modo degli italiani di andare in vacanza. Oltre la metà ha scelto di dormire in un albergo, preferendo un bed and breakfast o una casa affittata per qualche giorno. Abbiamo sentito dunque una domenica dedicata alla camminata tra gli olivi che coinvolge 110 città di 18 regioni italiane. Noi ne parliamo con una delle animatrici di questo evento, la vedete alle mie spalle dalla sede RAI di Ancona, Francesca Petrini, imprenditrice agricola, portavoce nazionale della CNA Agroalimentare. Ben trovata a Renews 24. Grazie, buongiorno a voi. Dunque, i numeri confermano il buon momento del turismo enogastronomico. Quali settori che trainano di più? Beh, sicuramente in questo periodo l'olio, l'olio, il vino, e poi abbiamo un turismo molto interessante legato al benessere, al relax. E come avete ben detto anche ai mercatini, mercatini dei prodotti tipici, mercatini presepiali come quelli appunto in Campania, ma in questo momento direi che l'olio è il protagonista in assoluto. E questa mattina proprio si è conclusa la camminata tra gli ulivi, che è stata la prima edizione a livello nazionale e che ha visto la partecipazione di un ampio pubblico eterogeneo. E prevalentemente giovane, famiglie, giovani con bambini, quindi segno di un'attenzione, che va anche oltre al prodotto in sé, ma proprio la voglia di scoprire e riscoprire un territorio, le sue tradizioni, e quindi tutto questo è ovviamente anche cultura. Diceva Petrini, olio e mercatini, e già delineava un po' un identikit del turista che si sposta, che si sposterà in Italia per i prossimi ponti. Possiamo dire soprattutto le famiglie e soprattutto che cosa chiedono queste famiglie? Allora, l'identikit è sicuramente quello di un turista intanto curioso, giovane, locale, attento alla qualità del prodotto, ma soprattutto anche attento ad uno stile di vita sano. Che insomma in qualche modo ha a cuore anche appunto la salute. Mi ha fatto molto piacere ricevere appunto da varie parti d'Italia informazioni di come siano i tanti giovani che si affacciano a questa, diciamo, forma di turismo nuova e che si sta consolidando. Dunque, tanti giovani, allora quali sono le nuove tendenze, le novità offerte da imprese artigiane? Beh, le imprese artigiane sono sempre molto attente al loro pubblico, alla loro clientela, cercando appunto di offrire non soltanto il migliore prodotto, curato nei dettagli, fatto con amore, con passione,
ma tentando anche, cercando anche sempre più di far scoprire tutto un mondo, una cultura, una tradizione legata proprio alla modalità di fare quel prodotto. E l'artigiano oltretutto è sempre più aperto a queste nuove forme di turismo e quello enogastronomico, devo dire, in questo momento si sta agganciando anche diciamo, alle forme di turismo più tradizionale. Quindi ci si sta puntando molto. Grazie a Francesca Petrini, imprenditrice agricola della CNA, per essere stata con noi. Grazie a voi. E allora noi